Quanto scommettete che andrò dal meccanico a piangere? La 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 la
Ciao Stellina, benvenuto nel mio canale, questo è un altro video e oggi andiamo a vedere i danni che ha subito durante la caduta, quella famosissima caduta su quel maledetto tornante. Ho dato un'occhiata veloce, proprio velocissima, ho visto solamente che ci sono le plastiche distrutte e anche il radiatore è messo veramente male. Mi sono un attimo già informato su quanto costa un radiatore originale Aprilia, vogliono ben 700 euro. Nulla, penso che si possa partire, adesso smontiamo tutto, vediamo nello specifico che cosa c'ha di distrutto. Andiamo a vedere i danni qua, i danni, guardate che roba, già questa è distrutta. Ok, partiamo subito. Vediamo gli attrezzi come sempre. Il mio banco di lavoro, formato da scatola più scatola, solita super bag. Allora partiamo subito. Io direi di prima cosa di levare la sella. Ho dato anche una rapida occhiata alla targa, visto che è leggermente rotta, rotta, leggermente graffiata. Le targhe per la legge italiana devono essere sempre, sempre perfette, non devono avere neanche un puntino fuori dall'ordinario, quindi qua è un po' grattata. Vediamo, magari me la cavo con un po' di vernice nera. Allora, levare questo non sembra neanche impossibile. È tutto un blocco, è un blocco unico. Ho notato che è venuta via anche un po' di vernice qua. Non so se mandarla al carrozziere, magari mi arrangio, ma chissà come verrà il risultato. Questo pezzettino qua di plastica originale Aprilia costa ben 400 euro. Le altre due plastiche qua dal davanti, una e una due, costano 240 euro l'una. Ecco, ovviamente cominciamo col cacciavite e siamo avanti con la bruma. Ok, mancano i maniglioni passeggero. Vediamo se riusciamo a toglierlo adesso, se è ancora attaccato in qualche parte. No, è venuto via come una gioia. Come vedete qua è distrutto. Non penso si possa fare qualcosa, ve lo faccio vedere un po' meglio. Qua nella caduta è saltato via proprio un pezzo. Via, 400 euro qua. Ora qua nel retro abbiamo solo quest'altro danno qua. Li leviamo via tutti e due e cerchiamo di dargli una verniciata a noi. Un bel lavoro da schifo verrà fuori. Io sono un po' lo specialista dei lavori fatti col culo. Adesso togliamo la cover del terminale, dello scarica. Perché non vuoi venire? Ok. Che pisellino piccolino che c'è qua. Come vediamo qua, ma proprio leggermente. Non è crepato né niente. Ah, però è leggermente crepato anche qua. Se decido di verniciare anche quello lì, devo verniciare anche questo, sennò vengono di colori diversi tutti e due. Anche il paramani ho visto che era un po' graffiato, questo no, questo è proprio un po' qua sotto, forse proprio leggermente qua sotto. Sì, anche qua qualche segno. Paramani, a differenza dell'ipermotard che aveva le frecce integrate al paramani, questo invece è un paramani semplicissimo. Potrei addirittura comprarlo nuovo, non costano niente. Aftermarket non costano veramente niente, 20-30 euro me lo cavo. Guardate qua che è tutto graffiato, qua nella caduta ha fatto su un disastro. Ah, verniciarlo questo viene uno schifo. Danni meccanici e ciclistici comunque la moto non ne ha, a parte il radiatore appunto. Però sono riuscito a farmi quei 30 km e tornare a casa. Come ciclistica era a posto, non è che sentivo la ruota tremare.
o comunque devo star piegato a sinistra o a destra per andare dritto. Quindi forcelle, tutto a posto, il motore è a posto, anzi addirittura nella caduta, come avete visto, non si è neanche spento il motore. Un po' pericoloso come cosa. Dovrebbe essere un po' di serie questo sistema che spegne la moto appena cade. Buono, andiamo avanti. Come vediamo qua si è addirittura spaccato l'occhiello della carena. Sono irrecuperabili le carene. Ah, non la tolgo neanche questa. Via. Ah, sono solo due viti che lo tengono su o qua no, qua si è rotto. Qua si è rotta la carena, infatti. Mamma mia, che pacca, cazzo. Puttei, sì. Stelline, ma guardate qua che pacca. Cazzo. Guardate qua. Si è proprio scollato dalla sede. Ma cos'è, plastica anche questo? Magari mi è andata bene che non si sono rotti i supporti, perché appunto si è semplicemente scollato. Però è proprio crepato qua. Olè. E intanto qua si fa la discarica di pezzi Aprilia. Perfetto, passiamo dall'altro lato. Poi si è rotto anche questo, cioè è assurdo perché. Anzi, è assurdo che si è rotto di là, perché sono caduto da questa parte. Come vedete nel video, ho fatto. Proprio mi sono appoggiato sull'asfalto, quindi questa parte qua è normale che sia rotta, da questo lato qua. Dopo andremo anche a tirar giù la pedalina del cambio, perché è piegata. Ma che roba, sono riuscito a grattare le pedaline. E con la tuta sono riuscito a toccare anche il gomito alla Marquez. Ok, è venuto giù anche questo deflettore. Allora adesso passiamo alla pedalina del cambio. Sono aperte le scommesse, stelline mie. Quanto scommettete che andrò dal meccanico a piangere perché non riesco più a rimontare niente? Quanto ci scommettiamo, stelline? Sono pronto a scommettere contro di me. Ok, come vediamo. Una bella legnata e via, anche tu nella discarica Aprilia. Tac. Allora volevo dare un occhio anche agli specchietti, perché mi sembra che quello della caduta, cioè quello di sinistra, sia leggermente graffiato anche lì. Serve la cagnetta per levare dei cazzo di specchietti. Ok. Ho dovuto usare la cagnetta per levare degli specchietti. Via, in discarica anche questa. Cagnetta. E via anche l'altro specchietto. Eccolo che arriva, l'altro specchietto. Guarda come gira. Boh. Discarica. Forcellone, forcellone in posteriore un po' graffiata. Anche qua basta andare in. Porca vacca, l'ho visto adesso questo. Azzo, il cerchio posteriore, ragazzi, che robe. Si è grattato il cerchio posteriore. Ma come ha fatto? Ma non c'è prima la gomma. Minchia, che roba. Mai vista neanche questa, eh. Adesso si può iniziare a togliere il radiatore. Mi sa che dovrò levare anche il serbatoio per arrivarci meglio al radiatore. Non ho proprio idea di come fare, da dove iniziare, non l'ho mai fatto. Innanzitutto il blocchetto, chiave. Ok. Beh, già staccata. Adesso ci sarà pompe, non pompe attaccate. Sapevo che sarà da bestemmiare qua. Erano queste, non c'ho voglia di staccare tutte le pompe della benzina e tutto il resto.
Quindi vediamo, questo l'ho semplicemente alzato se devo passarci sotto con le mani. Magari penso che è un po' più larga. Che dici? Una bella pinzettina un po' più larga, un po' più comoda. Ok. Buono. Uno dei tubi misteriosi staccati. Ok. Proviamo adesso. Oh, che cazzo, ci voleva tanto. Mica, mi è tenuto su con la fascetta questo. Oh, ma si è spezzato anche questo. Azzo, che robe. Non ci credo, si è spezzata anche questa lettina qua. Molto, molto bene. E aumenta il preventivo qua. Quanti danni. Qua comincia a muoversi qualcosa. Bella rogna. Bella, bella rogna. Ok. Ce l'abbiamo fatta staccare sto tubo. Ah, questi sono dei morsettini semplici per le ventole. Buono, ventole staccate. Se manca solo sta parte qua. Non capisco se questo qua sia un Seger. Ah, adesso si sfila dall'altra. Ah sì. Ah beh, bello. Niente di complicato, è una specie di Seger. Adesso prendiamo con la pinza, lo sfiliamo semplicemente. Che arriva. Ui, calmo, calmo. È imbizzarrito sto radiatore. Calmo. Eccolo che partorisce. Minchia, c'è dentro un po' di roba. Guardate che legnata. Legnata presa. Assurda. No la ventola, no la ventola. Anche la ventola, cazzo, rotta anche la ventola. Rotta anche sta ventola. Buono, prima di procedere direi di tappare tutti sti buchi con qualcosa, giusto per evitare che non ci vada dentro lo sporco. Un po' di carta casa di fortuna abbiamo trovato. I buchi per sicurezza, non so neanche se possa servire qualcosa sta cosa, no. Ma ha sempre insegnato che i buchi vanno tappati tutti. Tu può costare una ventola così? Dobbiamo sostituire la ventolina qua rotta. Carena lato sinistro, anteriore sinistro, carena anteriore destra. Abbiamo là il deflettore che si è rotto, vabbè. Specchietti graffiati. Leva del cambio piegata, due paramani. Poi abbiamo la cover degli scarichi, da una bella verniciata. Rogna più grande, il radiatore. Targa da mettere un attimo insieme, ma è il minimo questo. Poi cerchione posteriore graffiato. Poi basta, ti prego, basta così, ti prego, perché stelline, la conta dei danni è finita. Abbiamo smontata tutta, ma il problema come sempre è rimontarla, non è smontarla. E questa caduta mi costerà parecchio. Come vedete con la moto basta una leggera scivolata per fare dei danni assurdi. Veramente non ne credevo neanche io di aver fatto dei danni del genere. Sembrava una semplicissima scivolata perché mi sono solamente appoggiato sull'asfalto. Adesso vediamo di sistemarla, la mettiamo insieme e ordino tutti i pezzi su internet o chissà dove. Magari trovo un artigiano per quanto riguarda la riparazione del radiatore.
Per levare il plastico, non so se riesco a trovarlo usate. Comunque a gennaio faranno una bellissima fiera a Verona dove ci sono vari negozi, diciamo, gli stand sono formati da vari fornitori, negozi per quanto riguarda gli accessori della moto. Quindi magari riesco a cavarmela anche lì, prendere qualche carena aftermarket o qualche pezzo in carbonio, no, non lo so, non ho idea. Per il momento aspetterà, dovrò lasciarla qua smontata. Nei prossimi video non so cosa vi farvi vedere, sinceramente. Ora vi saluto. Ci vediamo nel prossimo. Ciao stelline mie. Ciao.